Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 19, noi. Reika, ieri non ho raccontato ad Hiroshi di me e Sasuke. Eravamo entrambi troppo eccitati per la prospettiva di andare a New York per parlare d'altro. Sarà dura spiegargli che ci sono cose che sono cambiate in sua assenza. L'atmosfera della mia classe sembra più rilassata. Dalla gita tutti sono più cortesi con me. E mi hanno soprannominato la piccola grande pianista delle biglia. Che imbarazzo. Scendiamo giù in palestra per le 2 ore di educazione fisica. Sto pensando a cosa fare nel pomeriggio. Fino a quando il professor Dazai non torna a scuola, non devo fare da modella Hiro. La lezione di musica ce l'ho domani e di tornare a casa presto non se ne parla. Sono sicura che Max finirà col sorprendermi quando meno me lo aspetto. Quindi, più sto fuori, meno possibilità ho di incontrarlo. Hiro-kun nel pomeriggio esce con sua madre per andare a trovare alcuni parenti. Potrei sentire Sasuke e dargli tipo un appuntamento? Mi metto a ridere da solo al pensarlo. Esco dallo spogliatoio femminile per andare in palestra, quando vengo fermata di nuovo, aggiungerei, dallo stesso gruppo di ragazze della sezione B2 capitanata da quella malefica di Naoko Matsuda. «Ehi, bastardo occidentale! Mi è stato riferito che a Kyoto te la sei spassata, vero?» Ed ecco che inizia di nuovo a rompermi le scatole, proprio oggi che sono particolarmente nervosa. È stata una bella gita, devo ammetterlo. Fra qualche giorno tocca alla vostra sezione partire. Vi divertirete molto. Non fare la stronza con me. Sai bene a cosa mi riferisco. Mi hanno detto che sei stata con Kawashima, è vero? Mi accerchiano nel vero senso della parola, tenendo in mano alcuni bastoni di legno che solitamente usiamo a ginnastica per fare addominali e altri esercizi. Io osservo gli attrezzi cercando di non mostrare la mia agitazione. Naoko sorride. È una persona disgustosa. Sbaglio o ti avevo avvisato di stare alla larga da Sasuke-kun? Ma tu non vuoi proprio capire. Sei davvero una ragazza disobbediente. Stupida. Stupida Naoko. Minacciarmi con quel tuo fare così precisino. Non sai come si fa paura ad una persona. Se avessi vissuto anche un solo giorno della mia vita... Sapresti che quando vuoi far paura a qualcuno, le chiacchiere non servono a niente. Lui prima di colpirmi mi guarda con gli occhi da pazzo e al massimo impreca contro il mondo. Tu chiacchieri e chiacchieri, perdi solo tempo. Adesso ti darò una bella lezione, vediamo se così imparerai a stare al tuo posto. Le 6 ragazze mi osservano, si alza il vento che mi scompiglia i capelli, i miei capelli chiari straziati da quel mostro. Credi davvero di farmi paura? Sei sul serio convinta che cambierò atteggiamento nei confronti di Sasuke dopo che tu e le tue amiche mi avrete pestato per benino? Sei solo una stupida vigliacca, non sei nemmeno capace di tenermi testa da sola. Hai bisogno di trascinarti dietro queste qui per tentare di spaventarmi. Spaventare me? Se solo qualcosa potesse ancora spaventarmi, sarebbe quasi divertente, sai? Adesso le 6 mi guardano come se fossi pazza, ignare che in fondo lo sono davvero. Naoko stringe i denti. Immagino non si aspettasse una simile reazione da parte mia. Ti piace tanto fare gli affari degli altri, Naoko? Guarda che basta chiedere con gentilezza le cose per saperle. La risposta alla tua domanda è... sì. Io e Sasuke ci siamo divertiti molto a Kyoto. Ce la siamo spassata come dici tu. Abbiamo girato la città insieme, ci siamo tenuti per mano, ci siamo baciati e abbiamo fatto sesso. Adesso sei soddisfatta? Ora che sai tutta la verità ti senti meglio? Vuoi colpirmi con quello? Avanti, fallo! Ma sappi che se non ti fai il problema tu di essere espulsa dalla scuola per aver provocato una rissa, non me lo farò nemmeno io. Quindi, ad ogni colpo ricevuto, io ve ne restituirò uno ancora più forte. Com'è che recita il terzo principio della dinamica? Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. È di Newton, giusto? Non ricordo mai i nomi. Dovrò chiedere delle altre ripetizioni a Sasuke, non credi? A queste mie parole... Naoko ha alzato il bastone verso di me e io resto in attesa del colpo, pronta a restituirglielo dritto in faccia. Naoko, non ti azzardare a farlo! La voce di Sasuke è arrivata come un tuono. Lui, Ryo e Hiroshi sono venuti di corsa nella mia direzione. Che diavolo state facendo a Rei-chan? Ma siete impazzite! Hiro ha urlato anche lui contro le 6, che peraltro sono sue compagne di classe. Naoko è diventata completamente rossa dall'imbarazzo. Ryo mi si è avvicinato domandandomi se sto bene. Sì, non preoccuparti, ma sto tremando, più per il nervoso che per la paura. Ho guardato verso Hiroshi che ha fatto un passo nella mia direzione. Prima di raggiungermi però è stato superato da Sasuke.
Lui mi ha preso tra le braccia davanti a tutti e si è rivolto verso le compagne di classe di Hiro. Anche l'altra volta non è stato un incidente, vero? Lei non è caduta da sola per le scale, giusto Naoko? La ragazza ha lasciato cadere il bastone a terra e i suoi occhi si sono riempiti di lacrime. Sasuke, non importa, sto bene, non mi hanno fatto nulla. Sta zitta! Mi urla contro. Che strana sensazione essere rimproverata così da lui davanti a tutti. Davanti a Hiro che ha continuato ad osservarvi muto mentre io imploravo perdono con lo sguardo. Perché la stretta di Sasuke non presagisce nulla di buono e so che a breve esploderà. Reika è la mia ragazza. Se qualcuna di voi prova a metterle le mani addosso, se la vedrà con me. Siamo intesi? Hiroshi, accompagna Darin Sensei e le tue compagne di classe e spiega cosa è successo. Stavolta non ve la leva nessuno una sospensione. Minacciare qualcuno con dei bastoni di legno. Ma che cazzo vi dice la testa? Hiro-kun continua a guardarmi. So che sentir dire da Sasuke che stiamo insieme deve averlo sorpreso e anche molto. Ma so anche che mi guarda perché non sa cosa deve fare. Andare a denunciare le sue compagne di classe, facendo il mio nome e quindi mettendomi in mezzo ad un nuovo scandalo scolastico, non va bene. La sua famiglia ha dovuto sganciare parecchia grana per far sorvolare al preside della Ibiya i miei trascorsi scolastici. Ed ora rischio di mandare tutto in pezzi di nuovo. No, non importa, Hiro-kun, accompagna queste sei in palestra, facciamo finta che non sia successo nulla. Adesso che sanno come stanno le cose, sono certa che non mi disturberanno più. No, Reika, troppo facile. La devono pagare. Sasuke-kun, davvero, ti prego, va bene così. Non voglio guai. Ma quali guai? Non è mica colpa tua. Hanno iniziato loro. Hiro si volta verso le sue compagne. Voi, venite con me. Andiamo in palestra a seguire la lezione. E le ragazze mute gli vanno dietro. Io sento che Sasuke sta per scattare per fermarlo. E allora mi stringo fortissimo a lui abbracciandolo e impedendogli di muoversi. Ryo, per favore, vai con loro e calma Hiroshi, si sarà agitato. Il ragazzo osserva me e Sasuke per un istante e poi corre in direzione di Hiroshi. Sasuke si stacca da me malamente. È rosso di collera in viso e guarda gli attrezzi per terra. Cazzo, Reika, potevano farti male davvero quelle sceme. Potevano romperti la testa con uno di questi. Ma no, te l'ho detto che la testa ce l'ho dura. Gli sorrido. Ma lui mi gela con lo sguardo. Perché non vuoi denunciarle? Non devono passarla liscia. Credimi, Sasuke, le hai ferite molto più con quelle tue parole che con qualsiasi sospensione da scuola. Sono certa che ora Naoko e le sue amiche non mi daranno più alcun fastidio. E poi anche Hiro le starà sgridando in questo momento. Hiro, non parli d'altro certe volte. Ti sei persino preoccupata di mandare Ryo a vedere come sta. Perché? Perché diavolo fai così? È arrabbiato e forse offeso perché mi sono preoccupata più per il mio amico che di me stessa. Allora mi avvicino a lui che mi dà le spalle e lo abbraccio da dietro, forte, fortissimo. Faccio così perché ho mandato via lui e sono rimasta qui con te. E so che questo lo ferirà. Se anche provassi a spiegartelo, non capiresti, credimi. Ma per quante parole io possa sprecare, la verità è una sola. Ho mandato via lui e sono rimasta qui con te. Ryo sta calmando Hiroshi. Io sto calmando te. Davvero non ti basta, Sasuke? Lui si volta e mi fissa negli occhi. Non so ancora se mi basta, Reika. Sono troppe le cose che non dici o che non riesci a spiegare. Sì, hai ragione. Allora ti spiegherò perché non voglio né posso denunciare quelle ragazze. Però bada bene, Sasuke, che quello che ora ti racconto riguarda la Reika che ero prima della Ibiya, non quella che oggi è qui con te. Quindi, per favore, cerca di non giudicarmi. Così racconto a Sasuke che nella vecchia scuola sono stata coinvolta in una rissa, dove ho spaccato la faccia ad una ragazza. Gli racconto che la famiglia di Hiroshi mi ha fatto entrare alla Ibiya versando soldi che esulano la quota annua del liceo, così da cancellare quella macchia dal mio curriculum scolastico. E gli spiego che quindi non posso permettermi di essere messa in mezzo ad un altro scandalo del genere. Non posso per me, ma anche per la famiglia di Hiro-kun. Lui mi ascolta in silenzio, osservandomi serio, totalmente concentrato. Quando termino questo breve racconto, si alza e mi dice di andare perché i sensei di sicuro si stanno chiedendo che fine abbiamo fatto. Mi cammina davanti e io, muta, lo seguo. Senti,
Quello che mi hai raccontato riguarda il periodo in cui stavi con Akira? Riguarda un'altra Reika, te l'ho detto. Mi dispiace, ma non ho altro da aggiungere. Sasuke si volta all'improvviso e mi stampa un bacio sulla bocca. Io resto imbambolato a guardarlo. Io l'ho pensato subito che eri una tosta, King. Va bene, non ti farò altre domande per oggi. Apprezzo che tu ti sia confidata con me. Ora torniamo a lezione. Ok, senti Sasuke-kun, ma davvero sono la tua ragazza? Lui continua a camminarmi davanti e senza voltarsi, arrivati in palestra, mi dice: te lo chiarisco stasera il concetto, King. Vedremo se saprai soddisfarmi abbastanza. Stasera? Già, non ti ho avvisato? Terminate le lezioni, vieni a casa mia. Sarà divertente. I miei genitori e Takashi non ci sono. Piccolo viaggio di famiglia. Ci vediamo dopo. Viaggio di famiglia. E lui? Sto sorridendo al pensiero di stare sola con lui per tutto il pomeriggio. Aiko e Misaki mi raggiungono gridandomi di sbrigarmi, che la lezione è già iniziata, ed io corro dentro la palestra. Inizio una serie di esercizi a corpo libero, chiedendomi come sta Hiroshi. Hiroshi. La sua ragazza. È la sua ragazza. Senti Hiroshi, non dirà nulla agli insegnanti, vero? Naoko ha gli occhi rossi. Se non avesse alzato le mani contro Reika, potrebbe persino farmi pena. So che quelle frasi dette da Kawashima hanno colpito anche lei come un pugno allo stomaco. No, non dirò nulla a nessuno. Ma Naoko, alza nuovamente un dito contro Rei-chan e io te la faccio pagare molto cara. Mi hai capito? Lei se n'è andata via con l'orgoglio in pezzi. Perché ieri non mi ha detto nulla? Devo davvero convincermi che Sasuke sia importante per lei? Il suo ragazzo, lui è il suo ragazzo. Io sono solo l'amico gay. E ora? Che ne sarà della nostra storia? Reika. Le lezioni di oggi sembrano interminabili. Sasuke viene interrogato in storia dal professor Onoda. Mentre illustra particolari sul periodo Edo, si diverte a lanciarmi occhiate maliziose che mi fanno imbarazzare non poco. Di Hiro nessuna notizia. Al cambio dell'ora non è uscito dalla classe e quando sono entrata nella mia aula ho controllato sul cellulare, non trovando nessun messaggio da parte sua. Non trovo giusto che si comporti così. In fondo non ho fatto tutte queste storie quando ho saputo di lui e del sensei Danzai. Cerco di concentrarmi sul suono della voce di Sasuke per rilassarmi, ma è difficile. A parte l'eccitazione per quello che mi aspetta più tardi a casa sua, mi domando se sia il caso di parlargli di New York. I moduli sono nel mio zaino. C'è una parte che va compilata dal professore di musica della Ibiga. Spero in una buona raccomandazione da parte sua, ma non dovrei avere problemi in tal senso. L'interrogazione di Kawashima finisce col massimo dei voti. Torna a posto senza far trapelare nessun tipo di emozione. Quando la campanella segna la fine di questa giornata scolastica, io non ho ancora nessuna notizia di Hiroshi. Hiroshi. Ho atteso che tutta la classe fosse uscita e mi sono affacciato alla finestra. Ho visto Reika camminare al fianco di Sasuke. Sono andati nella stessa direzione. So che è giusto così. Loro possono andare nella stessa direzione in tutti i sensi. Io e lei invece camminiamo vicini per un po', ma poi arriva sempre qualcosa o qualcuno che ci fa prendere direzioni diverse. Non importa quante volte ci incontriamo lungo il cammino, non possiamo stare sempre insieme. Questo è quanto. Però mi chiedo, se la mia testa sa che è giusto così, perché il petto mi duole tanto? Reika, lui può davvero renderti felice? Reika. Casa Kawashima mi lascia nuovamente senza fiato. Ordinata, lussuosa, grande, ma anche tanto asettica e impersonale. Vieni, saliamo su in camera. Sasuke mi fa strada. Lui cammina in questi spazi come se non fossero i suoi. Non so spiegarmi. Ne è estraneo, disinteressato. La casa è deserta. Il rumore dei nostri passi mi mette i brividi. Non mi piace. Non è un bel suono. La stanza di Sasuke è enorme, ordinatissima e pulita. Non c'è nulla fuori posto. Su tutta una parete c'è un'enorme libreria con volumi di diverso genere, su un'altra mensole piene di trofei. In pratica scopro che Sasuke è portato per ogni sorta di sport e che eccelle nelle arti marziali. Sulla scrivania c'è un computer di ultima generazione, lo stesso che ha anche Hiro nella sua stanza. Il letto è ad una piazza e mezzo, sopra una trapunta blu sicuramente firmata.
Di fronte al letto, una TV a LED con console PlayStation pronta all'uso. La stanza ha il profumo di Sasuke. Nessuna foto o quadro alla parete. Solo un lungo specchio nel quale il riflesso di Sasuke sta di perfezione apparente. Al contrario, io sembro uno spaventapasseri. Mi guardo intorno cercando di immaginare questo ragazzo nel suo ambiente. L'unico aggettivo che mi viene in mente in questo momento è triste. Vedo molti volantini di concessionari di automobili sulla sua scrivania. Ne prendo un paio in mano, osservandoli con finta curiosità. Quindi alla fine ti farai regalare un'automobile dai tuoi? In realtà, credo che sarà Takashi a regalarmela. I miei verseranno una qualche indefinita cifra nel mio conto bancario e via. Quando parla dei suoi genitori, Sasuke cambia completamente tono di voce. Non c'è affetto alcuno, né interesse. Sono due che lo hanno messo al mondo e basta. Non c'è un vero legame. In questo io gli somiglio tantissimo. Quindi Takashi può permettersi di acquistare un'automobile per te? Gli chiedo curiosa. Takashi lavora in una delle aziende di nostro padre. Ne è il direttore per esattezza. Quella che sta conseguendo è la sua seconda laurea. In pratica è schifosamente ricco e intelligente. Lo dice sorridendo. Poi mi osserva. Che reazione dovrei avere dopo questa affermazione? Per me i soldi sono piuttosto importanti, ma solo perché sono il mezzo per andare via di qui. Il loro valore materiale è solo finalizzato al mio desiderio di fuga. In generale, se non avessi la disgrazia che ho, non me ne importerebbe nulla. Peraltro, ho sempre avuto quello di cui avevo bisogno. Ciò che Max e mia madre non facevano per me è stato compensato da Hiro-kun e dalla sua famiglia. Ho persino smesso di fare commenti quando esco con Hiroshi. Se gli dico qualcosa del tipo che carino quel vestito, è sicuro che entro una settimana lui me lo compra. E se non lo fa lui, lo fa sua madre, la quale poverina è ancora convinta che la sua defunta amica fosse una madre esemplare. E quindi Takashi è presidente di un grosso ramo delle aziende Kawashima. Tu invece, che vuoi fare dopo il diploma? Andrò all'università e poi si vedrà. Se non hai le idee chiare, finirai a fare lo stesso lavoro di tuo fratello. Non che ci sia niente di male nel voler proseguire le attività della tua famiglia, ma tu non mi sembri proprio il tipo. Sasuke non risponde e si limita a fare spallucce come se il suo futuro non fosse una cosa importante. Che strano ragazzo. Tu invece, che farai dopo il diploma, Reika? La domanda arriva inaspettata. Potrei dirgli qualsiasi cosa in questo momento, incluso un semplice «non ci ho ancora pensato». Ma penso che sarebbe inutile. Lo verrà a sapere, e anche presto. Non appena chiederò al mio insegnante di musica di firmare quei moduli, tutta la Ibiya saprà del mio sogno. Io non voglio che sappia da altri cose che mi riguardano. Mentre si toglie la giacca scolastica e la cravatta, prendo fiato e gli rispondo. Io dopo il diploma andrò a vivere a New York. Sasuke si blocca e si volta di scatto con la cravatta in mano. New York? Domanda. Sì, sto facendo domanda alla Julia School. Voglio diventare una vera pianista. Voglio vivere suonando. Anche perché non so fare altro, Sasuke. Questa settimana mi farò preparare una raccomandazione dal sensei Yoda e poi spedirò la domanda con una mia demo. Se la richiesta verrà accolta, dovrò fare un provino subito dopo aver conseguito il diploma qui in Giappone. Se passo quel provino, entrerò ufficialmente nell'istituto e quindi di conseguenza vivrò a New York. Capisco. Non aggiunge altro. Il suo volto non esprime emozioni. Sapevo che sarebbe successo. Sapevo che avrei rovinato questa relazione. Ma cosa posso fare? È il mio futuro e ho già sofferto fin troppo per arrivare fin qui. Non posso fermarmi, nemmeno per lui. Naturalmente, mentre attendo una qualsiasi reazione, evito di calcare ulteriormente la mano dicendogli che Hiroshi verrà via con me. Sasuke getta la cravatta sul letto e inizia a sbottonare la camicia. Lascia anche quella sul letto e fa per uscire dalla stanza. Io resto immobile, ancora in attesa. Si ferma sul ciglio della porta e si volta. Il suo sguardo non è arrabbiato, né tantomeno deluso. È totalmente neutro. Vieni? Dove? A farci un bagno caldo. Questa casa è gelida, non sembra anche a te? Dici? Sì, forse un poco. Scusa, ma hai detto a farci un bagno caldo? Ora un accenno di sorriso spunta su quel viso perfetto.
Esatto. Credo che ti permetterò di lavarmi la schiena, Reika-chan. Io divento di mille colori al solo pensiero dell'intimità di un gesto simile. E lo seguo, vado con lui. Perché oggi andrò ovunque lui mi voglia portare. È un timido tentativo per chiedergli scusa per tutto quello che sto facendo. Perché la mia anima è altrove e non qui. Perché Sasuke mi piace, ma io alla fine sceglierò qualcos'altro. Perché nemmeno oggi gli sto dicendo tutta la verità. Perché abbiamo poco tempo, in fondo, per essere un noi.